m'hanno dato da guidare questa nave tanto grande. M'hanno detto direttore, però compra le mutande, sa di certo dove andare e dia comandi all'equipaggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. E si parte verso il mare, costa luna dentro il pozzo. M'hanno detto direttore, mi ritrovo a fare il mozzo. Siamo uomini di mare, non ti devi lamentare. Nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. E nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello del mare che va. E dirigo questa nave con la pioggia sotto il sole. Sono il mozzo nella stiva, ci ho trovato due pistole. Un biglietto e c'era scritto, è un regalo direttore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Fermi tutti, ferma l'orgia, duma luci che non vedo. Ma non ero il direttore, qui ogni giorno retrocedo. Qui la nave è piena zeppa di vivande sarabande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello nel mare che va. E la nave va, e la nave va, va, va. Dirigevo sul ponte la stiva, ma il mare era di qua. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono adesso in mutande, felice e contento nel mare che va. Bella, la nostra terra è bellissima. Sì, la nostra terra è bellissima. Dove stiamo andando? Guarda, oggi andiamo a Bova, facciamo una passeggiata. Ah, che meraviglia Bova, il cuore della grecanicità. Su Sapa Castrizio vediamo senza dirgli niente. Vabbè, ma poi lo interpelleremo, qualche nozione di questa bellissima terra ce la darà sicuramente. No, stavo dicendo, noi siamo come... non so se suo papà, sua mamma, negli anni 70, 80, la domenica. Come andavano? No, verso la Ionica, come no? C'erano le sale dove si mangiava, no? Le sale. Certo. Le sale di ricevimenti, in realtà sale erano poi al di là dei ricevimenti, e poi c'erano i campi, no? Sì. Non solo per la Pasquetta. E noi si facciamo a bianco, no? Più avanti. Però. Sì, è nostalgia, ragazzi, però non è. Cioè, è una nostalgia triste questa, veramente. La nostalgia è sempre triste, sì, è sempre triste, ma questa è ancora più triste perché noi ste cose le facciamo solo noi adesso. Una volta le facevano tutte le famiglie. No, no, lo so. Senti che bella musica, senti. Chi è? Questa è Erika Filocamo, un'artista giovanissima, veramente brava. Vi invito a cercarla su internet, ci sono i suoi prodotti, i suoi brani, il suo CD. Diamo una mano a chi vale, Erika Filocamo, ve la consiglio. Bova. Bova, naturalmente quando si parla di Bova si va lassù, però Bova continua a esserci. Cioè, noi siamo nostalgici, andiamo a visitare dei luoghi che magari da bambino andavamo a visitare grazie ai nostri genitori, però Bova si muove ancora, Bova produce. Certo, certamente, Bova è il luogo anche di, attraverso la valorizzazione delle tradizioni, e di nuova produzione, no? Tra le altre cose ci sono ad esempio nella zona numerosi agriturismi, andremo da uno di questi, ma tutto ciò è assolutamente figlio della nostra terra.
io non credo che sia possibile fare a meno di questo tipo di rapporto. Magari ci dicono che siamo pallosi, che siamo vecchi, quello che vuoi. No, ma non è che siamo pallosi, è che io adesso vorrei bacchettare qualcuno. Cioè, che partita a fare? Io capisco il bisogno, una no, partita per lavorare. Partire, non partiamo più, giuriamo. Ha ragione Castrizio. Bisogna anche partire, il problema non è quando parti, torni, quanto può partire? 10 giorni, 8 giorni, 5 giorni. Il problema sono gli altri 350 giorni che siamo qua disinteressandoci completamente delle nostre risorse, delle nostre potenzialità, ma anche, non parlo solo di aspetto economico, anche della voglia di star bene, no? Alla fine si dice che quando uno va nei posti dove è già stato, come noi in questo caso, in realtà non è mai solo, perché è sempre in compagnia del se stesso di allora. Non è una frase fatta che se noi oggi andiamo a Bova ritroviamo, ricerchiamo un pezzo di quello che noi siamo stati 30, 40, 50 anni fa. Ma questa è una cosa bellissima, perché i luoghi poi ti parlano, sono testimonianza di qualcosa e di quello che noi siamo stati. Perché non dobbiamo noi, come fanno in tutto il resto del pianeta, coccolarci, ecco. Coccoliamoci un po'. Anche una pezzotta di formaggio, certo, perché se non parli mangiare assolutamente io. E mica dobbiamo accarezzare soltanto il nostro viso, anche il nostro esofago. Certo, l'esofago non è fisso, non calcola nulla, cioè, l'esofago non calcolato l'esofago, ecco, anche alla ricerca dei nostri sapori, dei nostri cibi. E poi da pezzotta di formaggio ricorda vostro padre, la polpetta che andremo a assaggiare a Bova ricorda vostra madre. Noi ci accarezziamo l'anima, ragazzi, ve l'ho sempre detto. Non vi stancate mai di farlo, non vi stancate mai di farlo, perché il giorno che non lo farete più è fritta, una pigli più l'anima. È una pigli più, esatto. Vi saluto, venite con noi. Questione di paura, questione di bugie. Ma io mi chiedo da sempre, ma come è chiamato questa locomotiva? A pezzi. Tipo a pezzi tante, però. Sì, tipo il trenino Lego elettrico Lima. Perché in te curve non gira. No, non gira. Pensa a pezzi, a costruire qua. Ma non voglio un pezzo unico, voglio questo. Variano le candele dell'altare, passavano due barche pari, il mio destino con la mia fortuna, fermatevi marinari, che faccio solo Sidda m'abbandona, in tisi la voce anche fino a fine, l'onda la leva come la portavo, chiamate nuovo, non do rispondivo, dentro lo petto si rompì una vina, lo cuore fece forza e mi lontavo, l'onda si fece rossa e l'ogno Dio, minchia. Lesto pitta da Mimmo. La lesto pitta ce la fate vedere? La lesto pitta la giallo. Ho capito, la volevo. Posso? Mangiato. Ecco. L'hanno mangiato, bella l'ho tagliata, è una torna. Proprio un goccino piccolo. Un goccino perché poi sennò andiamo a guardare, andiamo a lavorare. Certamente, io faccio un antibiotico e fa male. Che poi l'estopitta è una cosa, è nostra, diciamo. È boh, tanto è boh proprio. È dell'area grecale. Sì.
praticamente cos'è? Non c'è lievito, mi sembra. Esatto, è acqua e farina. E viene praticamente fatta al momento. Bevete! Che... No, che bevimo! Che inembriacato poi. Mio fratello ha detto poco non vale la pena. Allora lui gli ha bevuto. Va bene, grazie. Allora, quello del nostro fratello, acqua. Eccolo, ecco qua. Qua. Eccolo. Qua siete dopo. Eccolo qua. Salute. Armonica, salute. 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 Sì, oggi venite voi che facete un sopralluogo, che andate a lavorare. Allora venite a parlatemi ralestopitta. Come parlare ralestopitta? Quindi acqua, farina. Acqua e farina, basta. E quella lì gradiente. Viene impastata. Acqua e farina. Dopo che viene impastata si fanno dei dischetti, si spianano con il mattarello e poi si friggono. Guardate la letto spalle già più guarda. Sì. No, questo dovete inquadrare. Eccolo qua. E dovete leggerlo. Allora leggo io, declamo. E declamo, dai. Vabbè, il menù tutti insieme, no, però. Non so, facciamo. Le stopitte vuote, le stopitte farcite con peperonata, parmigiana, salumi, formaggio e poi questo è il menù estivo. Che spettacolo questo posto. Rinquadra le stopitte. E non lo posso leggere tutto. Leggete. Tartine alla sera affumicata. Culetto al burro. Immaginavo lei un letto al burro. D'Italia alla traditora, sveltini alla carrettiera, zuppa di piselli mosci. C'è il porno. Involtini, è un po' porno, sì, involtini di uccello alla marinara. Devo continuare. Lasciamo stare. Siamo a Bova, ragazzi, e venite qui a visitare questo posto meraviglioso. Torniamo domani perché domani si fa credito. Sì, e domani quando leggi. Chi sono io per rifiutare la lestopitta? Al posto giusto, al momento. Ci vuole talento. Grazie. Dobbiamo saluto. Arrivederci. Dobbiamo scappare, ma come i ladri, perché sennò ci abbuffano a mangiare. No, a bere. Certo, no, cioè, no, basta. Un po' di vino si accetta sempre. No, ma ci hanno inseguito, poi non so se forse l'avevi spento, ci hanno inseguito. Mangiate questo, pigliate questo. Signori della corte, abbiate pietà. Ora, noi non è che facciamo cerimonie, voglio dire. Non è della Marreto, però ecco. Però ma a tornare ecco, in Bova. Certo. E roba tecnica il paese di Bova. Ma si è persa, diciamo, questa tradizione? No, forse qui no. Pochissimo, non dura troppo. Prima sì, prima c'erano troppe persone, e allora troppo greci pure, perché proveniva dalla madre greca. Eh sì, è la cultura. Dalla cultura, tanto a quei periodi. Ma adesso, come devo, sono passate tutte cose, perché la vita così gira. La vita è così, gira. Noi dovremmo conservare, diciamo, la nostra... La meccanica. Sì. È veramente buono conservarla. Ora ci sono troppo pochissime persone. Partiro tutti. Non ci sono più. Una volta sì. Una volta si parlava roba meccanica qui nel paese di Bova. Adesso non c'è. Anche i genitori miei parlavano greco in quel periodo. Adesso niente, perché adesso è un po' difficile. Nelle case non si parla più? Niente, no. Greco, niente. Si tratta di poco 100 anni fa. Si parlava di greco, ma si parlava veramente.
e non faccio i giovani, che siamo vecchi, anzi, non di giovani. I nostri genitori non parlavano greco, quando parlavano in greco lo parlavano già loro. Ah, parlavano tra loro, certo. Per non capire noi. Vedete qui. Che bella cosa. È così, cosa, vabbè. E che questa è una cosa perché loro non ci interessava qualcosa a noi. A capire quello che dicono e quello che non dicono. Perché io non ce ne ho tanto più. Benedico. Quelle sono. C'è 84, 85, sono il 36. Benedica. E quindi Giusba parlavano i genitori in grecanico una volta per non far capire i figli, perché esatto, c'era quella complicità. Tra... perché tanto parlavo proprio il grecanico. Ecco, visto, hai visto. Che meraviglia. Era meraviglia loro, perché non ci volevano fare capire i greci. Perché lo parlavano già loro. Perché tutto c'è loro, perché la vera madre lingua è qui poco. Non perché il cane si parla, il greco, sì, ma perché ci sono troppo. Va bene. No, un po' di nostalgia. Posso dire quello che so, di sì. Quello che non so. No, va bene. E questo è il fatto. Va bene, grazie. Buona giornata. Grazie, fate grazie. Grazie a voi. Grazie. Per quale motivo? Ma dico io, cane muto, non Davide. No. Mica mi aveva detto lei che mi portava in paradiso. È uno spettacolo. A questo punto voglio arrivare fino a Dai. No, ora arriviamo fino in cima. Pensi, ecco, a quei ciclisti. Chi che facevano i... No, Panizza no, chi era? Panizza, come no? Panizza era uno scalatore. Uno scalatore. Altri più nobili, Bernardino. Anche Di Merckx. Sì. La voglia. Hiddy la bicicletta con una ruota facevano, sì, lei sì. Con i piedi invece. Ma io feci 20 metri però, Hiddy facevano 20 km. Con una ruota. È invecchiato l'avvocato, ragazzi. Mi è invecchiato l'avvocato. Come storto invecchiato. Thank you.
che vergogna. Non è riuscito a fare tutto il percorso, anche se... Allora... Sono anziano. Eh? Sono invecchiato e anche male. Cioè, guarda che passai un sacco di cose in tua vita. Io. No, hai visto... C'è spareggi Perugia, sì, spareggi Pescara. Ma c'è il castello Normanno, ci sono queste grotte. È andato lei? Ha testimoniato? Oh, sì, sì, sì. I nostri amici telespettatori potranno vedere, grazie al suo sacrificio. No, debbono venire a vedere e visitarli loro. C'è la chiesa che oggi era chiusa, se vuoi ci aprimo, però... Ma apro la chiesa, chiudo la chiesa, quello... Sì, quello era un altro. E andiamo, scendiamo verso giù. Potremmo colpirvi con effetti speciali e colori ultravioletti, recitava una pubblicità degli anni 70. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. Cioè, potremmo raccontarvi quello che volete. Lo potremmo pure imbrugliare. Però l'aria che respiriamo e l'anima che si respira, questa dovete cercarla voi. Venite in questi luoghi meravigliosi. Una notizia, sì, su terra. Sì. Alle volte la discesa per le gambe è peggio che la salita. Sì, certo. Panizza in salita gli va buono, in discesa... Ma Moser, sì, a 90 all'ora scendiva Moser. No, Moser era bravo. Chissà perché stiamo pensando alla bicicletta ora. Perché non ci mettiamo di te. Perché, è certo. Però non abbiamo moto. Quindi stavo dicendo, venite a visitarli voi. Venite. Scambiate qualche chiacchiera con gli abitanti. Come diceva il signore, restare pochi, voglio dire, però... Però con la netta sensazione che il tempo rallenti qua. Sì. Si fa tutto con calma, con comodo. Anche la chiacchiera, anche il tono della voce, no? C'è sempre tempo. Scendiamo da via Dante? Sì, via Dante. Vedi, questa è la prima città che abbiamo conquistato. Sì, sì, ricordo. Mm. Ricordo benissimo, come fosse ieri. Il gol fu di? Davide Postanzini, su assist di Andrea Pirlo. Nella regina si cambia, escono Proligia e Callon, entrano Martino e Pirlo che debutta subito. E l'ex interista dimostra subito di non essere andato a Reggio in vacanza, conquista palla nella sua metà campo, avanza, attira i difensori, palla larga a sinistra a Postanzini, che controlla, entra in area, supera Paganin, poi anche Ingesson, sinistro, sotto la traversa ed è il gol della regina al 30esimo, Bologna 0, Regina 1. Rivediamo il capolavoro di Postanzini al suo primo gol in Serie A alla terza presenza nella massima serie. La buttiamo qua. Adesso vi faccio vedere la piazza più bella di Bologna, al di là di Piazza Maggiore, che è la più bella, però la più grande. Al di là di Piazza Maggiore, che è quella più grande e la più famosa, invece Piazza Santo Stefano è la più caratteristica. Quindi lei sa, cioè lei so io di Bologna, è nato qui. Io sono nato in Calabria, conoscete? Sì. No, non sono nato in Calabria, sono di origini calabresi, che è diverso, perché i miei genitori sono di provincia di Cosenza. Vedi? E allora poi piano piano sentivo il richiamo della terra natia, occhio che questo casca, e quindi mi sono avvicinato di nuovo alla terra d'origine e sono capitato 5 anni in Calabria, ti rendi conto? Non lo sapevi? Lei arriva nel 97 a Reggio. 97, sì. 97, dopo un'esperienza di un paio d'anni a Salerno, uno bello e uno meno, e niente, sono stato contattato dal gruppo Foti Martino, Jacopino, diciamo dal presidente Foti, e abbiamo fatto quell'anno che, ti dirò, è stato incredibile. Perché... Presentazione all'Oasi. Bravo, mi sembra, sì, ora. E ti dirò che fu un anno particolare perché
Iniziamo discretamente, poi avemmo una crisi abbastanza prolungata fino a una ripartenza che ci ha proiettato fino al sesto posto, quinto posto, oppure pari merito, non mi ricordo. Per cui fu veramente una bella cavalcata. Parlando di Lorenzini, per intenderci, no? Ma guarda che quell'anno lì riuscimmo a fare cose incredibili con un gruppo dove riuscimmo a mettere insieme un po' di caselle nel posto giusto, Poli davanti alla difesa, esordio di Monticciolo, poi dopo Pasino, Lorenzini, Giacchetta che fu spostato centrale difensivo. Ah, fu quell'anno che sì, spostato esatto, Morabito messo a sinistra, arrivato, che sì. Terzino era Poli, però l'ho spostato davanti alla difesa, e Giovanni Terzino, Di Liso, Pinciarelli, dai, e Sesia regista. È possibile che sia stato l'anno della svolta quello? Secondo anche, me sì. Anche secondo se me. L'anno successivo qualcuno ha raccolto questa eredità, no? Sì, l'eredità sì, di sì, tutto sì. quello che si era costruito. Ma guarda, io ti perché? No, no, ma perché poi alla fine si è troncato il rapporto con Franco Colomba che no, ma non è aveva che lavorato non è, bene. Non è che si è troncato. Come tutti gli allenatori mi è stata proposta una squadra di Serie A che era il Vicenza, e giustamente uno vuole sempre provare ad andare avanti. E vi lasciaste bene comunque, visto che poi molto molto cioè, non sei mai andato lì in realtà. Allora diciamo la verità, che questa è la piazza, questa è una piazza stupenda, e praticamente cioè ci lasciammo. La regina probabilmente non fu contenta di questo discorso, di questo lasciarsi. Io a Vicenza non ero contento, non sono rimasto contento neppure io, perché onestamente... Cioè, per il ricongiungimento l'anno c'è voluta la scontentezza di tutte e due. Cioè, poi noi siamo andati in Serie A, poi chi è stato il primo a fare il primo passo? La regina. La regina. Poi noi siamo andati in Serie A, già sbagli, perché... Dobbiamo andare indietro del tempo. Ah, un pochino. No, io un mese prima della fine del campionato di serie B so che ho avuto un contatto con il presidente, con Gabriele, e ci incontrammo e firmai praticamente in bianco per la serie B. Quello che per la serie B. Circa 13.000 abbonati che fecero l'abbonamento in bianco, ricordi? Certo. Per cui firmare... non in bianco, firmai per la serie B, ho un contratto per la serie B. E invece mi sono ritrovato in Serie A, questa è stata la sorpresa gigantesca. Facemmo qualche acquisto per la B che poi andò bene anche per la A, vedi Bernini, vedi Ezio Brevi, furono tutte situazioni che, impostate per la B, e invece poi si dimostrarono valide. Arriva il giorno dei calendari e sorti. Arriva, diciamo, ne prendiamo morbido. Una così e così siamo andati a Torino. Siamo andati a Torino dove obiettivamente eravamo tutti... tra virgolette esordienti, perché la nostra squadra era proprio zeppa di esordienti, e facciamo una partita bella, chiaramente difensiva, però ripartendo vedevo che potevamo creargli problemi, e in effetti poi a un gol della Juve rispose Callon, è andata bene così. Trascorrono però i minuti e diventa sempre più evidente il buon dispositivo tattico della regina, che però commette un errore al trentesimo. Immediatamente Zidane per Inzaghi, rapidissimo a mettere dentro sull'accenno di uscita. Rivediamo Zidane in profondità, guizza Inzaghi e batte sull'uscita Orlandoni. 1-0 per la Juve. A questo punto sembra che per la formazione bianconera diventi tutto facile. Del Piero in azione, dal limite la sua conclusione, trova ancora pronto il portiere della regina per Giuliano e Zambrotta. E al secondo minuto a sorpresa pareggio della regina su angolo battuto da Baronio, il colpo di testa di Callon per la gioia dei giocatori, dei tifosi e della panchina. Rivediamo, lasciato colpevolmente incustodito, Callon mette dentro nell'angolino, nulla da fare per Van der Sar. Scostumato, cioè andare a vincere, andare a pareggiare, a fare il gol. 57 anni quella volta la Juventus non bucava l'esordio casalingo? Ecco, questa non la sapevo. Vedi? Non la sapevo. Vedi?
torniamo in casa, giochiamo con la Fiorentina, pareggio, ma la prima vittoria. La prima vittoria. La prima vittoria dove è stata che non mi ricordo? Qua. A casa tua. E a me è dispiaciuto molto. È dispiaciuto molto. No, non è vero, è stata, credo, ecco, la prima, al di là della partita con la Juve, la prima grande 19 settembre 99. Soddisfazione. E ci fu l'esordio di Pirlo. Che fece partita. L'assist appunto a Sanzini. E Pirlo ci agganciò qua, se non ricordo male. A Loiano, dove ero a casa io. A Loiano, perché lui non so da dove veniva, però onestamente si presentò con la Porsche. Questo è un aneddoto che ogni tanto racconto. Si presentò con la Porsche, io gli suggerì: guarda, che a Reggio Calabria con la Porsche no. Non è il caso. E lui prese le chiavi, le diede a un suo amico, la Porsche la rispedì su. Per farti capire che proprio stupido non era, insomma, era un ragazzo apposta. E 20 anni c'aveva? Non lo so, dopo il caffè parliamo di Pirlo e Cozza. Dai. Come ha fatto Mister Colombo a farli coesistere? Beh, ci ho provato diverse volte, poi avevamo degli equilibri da... Anche a far coesistere e a convincere ora l'uno ora l'altro, cioè, che era no, bene guarda, per passare. Guarda, ci fu, mi sembra all'inizio proprio Cozza si fece male. Sì, all'inizio della stagione. Allora, facendosi male Cozza andai avanti con Pirlo per un certo periodo, poi ovviamente uno entrava, uno usciva, ma giocò molto di più Pirlo. Però nel finale del campionato questa è mia figlia, vedi? Ricordo che alla vigilia della partita con la Roma di Capello, che veniva da 13 risultati utili consecutivi, ho fatto un cambiamento radicale perché vedevo che cominciavamo un po' ad arrancare, perché era una stagione di esordio per tutti, compreso Pirlo, compreso Baroni, compreso tanti altri giocatori, per cui tolsi Pirlo e misi Cozza, tolsi Possanzini e misi Bogdani, tolsi Foglio, e misi Cirillo a destra. Questa a Roma? A Roma. Perché gli ultimi punti avevamo deciso, 1, 2, 3, che di non farli lì a Roma, dice facciamo un esperimento, invece vincemmo 2-0 a Roma con Cozza. Quella sì. Fu uno spettacolo. Dopo il caffè. Il caffè ce lo vuole offrire o no? Andiamo. Fammi vedere, vieni qua con me. Capello preferisce Rinaldi a Tommasi, Colomba decide invece per un turnover che esclude anche Pirlo. Cirillo trova la profondità, Mangone e Aldair si ostacolano, Cozza ne approfitta e in bello stile precede Antonioli. La regina è in vantaggio, non lascia dubbi il replay, i difensori della Roma la fanno grossa, non sbaglia invece Cozza per l'1-0. Callon aziona Cirillo sul filo del fuorigioco, Cirillo corre veloce e appena in aria calcia. Il diagonale millimetrico, Antonioli è immobile, palla in rete per il raddoppio ospite. Colomba appare quasi non credere al 2-0. Capello invece si guarda in giro assai perplesso, mentre emozionano per davvero le lacrime di gioia che Cirillo non contiene. Merita di essere rivista la sua prodezza, dove lo scatto prolungato nulla toglie alla precisione quando si tratta di concludere. Quel finale fu targato Cozza. La stagione fu targata Pirlo, Baronio, Callon, ma al finale fu targato Cozza, perché poi fece gol a Cagliari, mi sembra di ricordare, fece bene. E Pirlo entrava e lì Pirlo un po' ci risentì. Infatti quando l'ho visto anche anni dopo, ma lei perché ero in prestito non mi faceva più giocare. Dico, guarda, non è che non ti facevo giocare perché non me ne fregavo un cavolo. Cioè, io volevo vincere le partite. E tu eri un po' stanchino e ce n'avevo uno fresco, ho fatto giocare. Era quello qua, Acerbo, che lui si tattico. Ma vabbè, però è quell'Acerbo che piace. Sì. Cioè, io ho provato l'entusiasmo del 97-98, poi sono stato via un anno e sono tornato, però era il triplo, è stata una cosa grossa, ma per tutta la città. Io vedevo una città che cresceva ogni settimana che passava, cresceva in tutto. Quindi pensi che il calcio abbia avuto un ruolo in questo? Fondamentale, secondo me. Unitamente, voglio dire, anche alla gestione della città, insomma, non è che il calcio da solo fa le cose, però il calcio è stato seguito da tutta la città, da tutte le istituzioni, e quindi credo che sia stato un momento
di lavoro in comune che è stato fatto bene. C'è un'immagine però che è rimasta dentro me ogni tanto quando vedo questo filmato. Sì, il gol di Cossato, la sto portando. Ah, della quarta. Aspetta, c'è una ferita. Cossato dopo quello spareggio sfortunato. C'è una fotografia bellissima. Avevamo ribaltato una stagione, non soltanto una partita, avevamo ribaltato una stagione che era andata male. C'è quell'urlo di Franco Colomba, il 2-1, appena l'urlo segnato Cossato, quell'urlo, ecco, io, con i pugni stretti e gli occhi verso il cielo. Perché lì è stato il crollo di una rincorsa pazzesca. Abbiamo fatto un giorno di ritorno pauroso e ci abbiamo creduto, sapevamo di essere più forti del Verona e lo abbiamo dimostrato anche nelle partite, vincendo in casa loro in campionato, poi vincendo in casa nostra, perdendo con un gol all'andata. E quindi sono rimasto veramente, non lo dico come perché non sta bene in televisione. Però è stato. In quella foto c'era anche tanta rabbia. Sì, la rabbia. Non era solo la delusione. La rabbia perché insomma avevamo ingoiato. Eravamo un po' stacchi. Avevamo ingoiato un bel rospo anche in tante partite della stagione, anche del Verona stesso. Per cui ci siamo trovati lì e non dovevamo essere più avanti di loro, invece ci siamo trovati a spareggiare. Michele, senti, me lo descrivi bene quell'attimo lì in cui hai pensato. E adesso vado a fare gol. E poi l'attimo successivo, quello del silenzio, che a noi ha fatto male. Ma io me lo ricordo benissimo, anche se tra poco compie 18 anni, no? Come dicevo prima. Ricordo insomma il calcio d'angolo, dopo la palla che è uscita, è arrivata a Colucci, io ho fatto il movimento, ho fatto un contromovimento sulla linea e poi la palla era alta. Io ho pensato in quella frazione di secondo, perché devi ragionare. Hai poco tempo per ragionare. Ho fatto passare la volta, la palla può passare solo sopra e io devo passarci sotto. Ho provato, Dio ha voluto per me, per la fortuna, che la palla è passata e quando è passato ho pensato adesso devo saltare prima perché mi fanno fare, cioè ho pensato ai difensori, che c'era Stovini, sicuramente siccome la palla stava scendendo, mi viene, mi spinge e mi fa fallo e dobbiamo battere il rigore, non lo batto io, quindi già non lo batto io perché non ero rigorista. Io ho pensato già, mi ero già fatto un film tutto in questo pochi secondi, ho detto sono di Verona, faccio gol io, vediamo solo cosa ho fatto, sono saltato, se tu vedi sono saltato prima, dopo arriva Stovini, mi spinge e io la palla la butto dentro, ma praticamente è stata una spinta sua perché io sono saltato e lì ricordo benissimo, l'ho raccontato, lo racconto anche nel libro che uscirà fra poco, che ho sentito un silenzio. È stato silenzio che nella storia della mia calcistica non ho mai sentito neanche nel minuto di silenzio, purtroppo, quando succede qualcosa. Perché 30.000 persone che in un secondo vengono, cioè, butto lì, tre secondi di silenzio assoluto, io non ho neanche esultato, perché vedete, non ho neanche esultato, perché avevo avuto un attimino, dici, cosa può succedere. Non ho esultato. Hai fatto bene esultare. Io non ho esultato, è stato Gilardino ha fatto silenzio col scotch, ma io non ho esultato. Camoranesi, vedi il video, c'è Camoranesi, però io non ho esultato, io ho alzato la mano e non mi sono neanche reso conto di quello che ho fatto, perché ho pensato nella mia testa, pensa veramente, ho fatto gol, metti caso, manca 3 minuti alla fine, ci salviamo, ho fatto tutti questi ragionamenti qua. Dopo il gol è venuto Braschi da me e mi ha detto anche lì la fortuna, perché io non era fuori gioco, neanche quella VAR era fuori gioco. Però sono rimasti dentro, io ho fatto un movimento sulla linea, però se la vogliamo dire tutto, un altro guardialinee che sbaglia, magari alza la cosa, era finita. Poi ha voluto anche la fortuna che sul cross, non ricordo di chi, colpì il testa di Dionisi, Ferron ha fatto un miracolo e quindi tutto è andato a incatenarsi a fortuna nostra e a fortuna mia. E basta, da quel gol lì, come dicevo prima. E anche questa è poesia, no? Anche dalla parte degli sconfitti. Sì, sono io. C'è poesia, questa è la magia del calcio. Esatto, bravissimo. Cioè io sono rimasto, cioè non l'ho fatto, ho fatto una carriera normale, nel senso abbastanza buona, però. Quel gol lì a Verona, cioè dopo lo scudetto di Verona 84-85 avevamo fatto, ci sono stati gol importanti, però io da veronese, cioè loro pensano, c'è l'84-85 che ha vissuto l'84-85,
Chi non ha vissuto 84-85 si ricorda il mio gol di Reggio, non si ricorda il gol di Camarata contro la Juve. Sì. Gol mio di Reggio, cioè tutti, mi vado per strada, mi fermo, mi raccontano cosa hanno fatto, cosa hanno fatto, le storie, ogni giorno. Dove vado, c'è ancora gente che mi ferma per strada qua. Certo. Quindi questo è bello del calcio, voglio dire, negativa da una parte e positiva dall'altra, voglio dire, però questo è lo sport. Sono stato fortunato, poi l'anno dopo siamo retrocessi, cioè, quindi questo è... Ricordavamo da quest'altra parte quei momenti con Mister Colomba, che tra le altre cose, Mister Colomba, te lo dico perché lo ha detto lui, ricordava di essere stato lui nel tumultuoso dopo partita a riuscire in qualche maniera a mettere in sicurezza la situazione dei giocatori del Verona. Sì, mi ricordo, è arrivato nello spogliatoio. Sono successe delle cose un po' così, però lui mi ricordo che era stato uno dei l'unico forse che è arrivato nello spogliatoio. Noi non abbiamo neanche, tra virgolette, cioè siamo un po' impauriti, diciamo. Fu lui a riuscire a creare un cordone. Esatto. È vero. È stato bravo. Vabbè, sono cose che stanno, cioè, non ci dovrebbero essere, però sono successe. C'era troppa tensione, dopo una stagione in quel modo. Sì, è vero, è brutta. Alla fine giocassi tutto dentro fuori. Ma infatti la cosa che dopo ricordo anche, a parte il un po' di trasgusto degli spogliatori. È una politica, bravo, non ci sono più gli spogliatori, bravo. E mi ricordo comunque la città, anche quello che dico, ricordo, beh, insomma, lui si deve, cioè, quando sono uscito dallo stadio dopo un bel po' di tempo, mi ricordo una Reggio muta, cioè nel senso era estate, era 24, cioè estate, c'era estate, e era 24 giugno, cioè col pullman che passavamo per la città, è una città muta. Quando invece, per dire assurdo, a Verona c'era, giustamente, c'era un disastro che fino alle, però, al 3 minuti prima che facessi gol io, mi dicevano, alle 8 di sera, non ricordo cos'era, i miei amici e gente, cioè, mi hanno detto che c'era Verona morta. Giocavamo alle 6. Che viene a pelle d'oca, però dico, viene, c'è una città morta. Cioè, io il giorno dopo sono andato in Piazza Bra, dove vado a mangiare di solito la pizza, di solito andavo, che non mi hanno mai fatto neanche un caffè, e quel giorno lì sono andato a mangiare a pranzo prima di prendere l'aereo e andare in Sardegna in vacanza. E mi ricordo che il proprietario per la prima volta mi offre la pizza, ma non è perché, me l'ha detto, non perché ho fatto gol, è perché il giorno, la sera prima ha venduto tutto quello che era possibile vendere, da bere, capisci? Ha venduto tutto, mi ha detto guarda, ho venduto tutto e quindi ti offro la pizza. E questo mi è dispiaciuto un sacco. E quell'urlo, secondo me, è il filo conduttore che poi ci ha portato in Serie A. È vero. Perché con la stessa rabbia. È vero, ma tu sai che alla fine della partita, dopo la rissa gigante che ci fu negli spogliatoi e compagnia, ci siamo ritrovati io, il presidente, Gabriele, in sede, e dopo mezz'ora in cui nessuno parlava, nessuno diceva niente, tutti eravamo arrabbiati, delusi, distrutti, diciamo pure la verità, distrutti, ci siamo guardati in faccia e tutti con la stessa voglia abbiamo messo la mano, come si fa, come fanno i cavalieri della tavola rotonda. Che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? E senza neanche dirlo abbiamo fatto un urlo così liberatorio, abbiamo detto ricominciamo e ripartiamo. E da lì è ripartito tutto. Ripartito cercando di mantenere un'ossatura, cercando di migliorare alcune cose se possibile, e anche facendo parecchi cambiamenti, però una base che era solida, insomma. Io ricordo il contratto che firmai il primo anno della Serie A, fu proprio questo, facciamo un triennale in modo che se retrocediamo abbiamo la forza per ripartire. Questa è stata la programmazione. Il primo anno ci siamo salvati, il secondo anno siamo retrocessi, ma il terzo anno siamo risaliti. E quella è stata poi il discorso. Gli unici in Italia a programmare anche la retrocessione. Hai capito? Hai capito? Che non era programmata, ma è come se lo fosse stata. Ho vissuto quel primo anno come lo vive un allenatore che comincia la carriera e ogni anno cambia. Infatti ero stato a Olbia, ero stato a Novara, ero stato a Salerno, e quindi Reggio Calabria inizialmente l'avevo presa come una tappa,
Tant'è vero che poi mi è capitata la Serie A e sono andato. Poi invece, quando mi sono trovato in Serie A e mi sono rincontrato con la regina, lo staff di dirigenti, il presidente Gabriele Jacopino anche, ho capito che si era instaurato un qualcosa di più, che era di stima a loro nei miei confronti. Io avevo assaporato altri dirigenti che onestamente non mi erano piaciuti e allora dico, ma se li ho trovati, ho trovato quelli buoni da subito, perché devo cambiare? Infatti avevo già cambiato, però dopo, appena mi si è ripresentata l'occasione, siamo tornati assieme e credo che sia stato veramente un gruppo importante. Franco, al di là dell'esperienza tecnica, al di là dell'esperienza tecnica sportiva, per quanto esaltante, ma lo chiedo a te che sei il numero uno per la storia, per il numero di presenze di panchine Amaranto, ma ovviamente lo possiamo chiedere anche ad altri giocatori. Cos'è la regina? Al di là delle esperienze della Serie A o della Serie C? Perché ho l'impressione che, non per tutti, ma per molti sia qualcosa di più, sia un'esperienza di anima. Ma che cos'è? Io lo vedevi quando c'erano 25 mila abbonati, l'hai visto quest'anno quando c'era la partita dei playoff. Voglio dire, è l'anima di una città. Così come nel basket lo è la viola, voglio dire, sono gli emblemi sportivi di una città che testimoniano dell'animo pugnace, l'animo battagliero, l'animo appassionato di una regione, ma soprattutto di Reggio Calabria. Quindi perché ti appassiona questo fatto? Perché ogni tanto qualcuno si ferma anche a Reggio Calabria a vivere? Mi sarei fermato anch'io. Mio figlio, quando sono stato esonerato l'ultimo anno, è rimasto, ancora dice no, io non torno a Bologna, perché a Bologna non aveva nessuno perché aveva girato tutta Italia e a Reggio aveva gli amici. Non a caso con il suo amico di banco ha aperto un'attività qua a Bologna. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono legami importanti e ancora io ho allacciato amicizie importanti che ci portano ogni tanto ancora a Reggio Calabria. Possiamo dire quindi che, per carità, non voglio dire che sia la regina l'unica nel mondo, ma possiamo dire che ci siano alcuni posti, alcune maglie, tu hai giocato e hai visto da avversario, alcuni posti, alcune maglie, alcune città, alcune squadre particolari. Certo, hanno un qualcosa che ti attira e ti fa sentire come fossi a casa tua, no? Quindi se io mi sento a casa mia, non ho bisogno di tornare a casa mia, ci sono già. E questo è quello che mi è capitato, è quello che è capitato a mia moglie, è capitato ai miei figli. Poi è ovvio che ora la lontananza ora ti fa conoscere altre situazioni, però il fatto che uno torni almeno due volte all'anno a Reggio Calabria testimonia qualcosa. Quindi possiamo dire che le maglie non sono tutte uguali? No, assolutamente. Ne ho indossate alcune che proprio non me ne sono manco accorto, ti dico la verità. E non faccio i nomi perché ovviamente non si può. È già tempo di salutarci. Sì, per forza, chiacchierata l'abbiamo fatta. I ricordi sono tanti, ne avremmo potuti raccontare. Le olive erano buone, complimenti per le olive. La piazza tutto era bellissima. La piazza era bella, quindi. Bologna è bella. Non resta che dire. Colomba vattene, la 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 la. Ciao Santo Franco, grazie. Visto Jacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alai, Momuco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. La mano e gli occhi ho fuori che fuma e corre come un bambino. Ho Postanzini che scatta e oramai non lo prendi più. Oggi c'ho Cozza che segna e sono io la capitale. Ho Bonazzoli che avvelena.
sei tu. Rava rava, sei tu. Ho visto mesto e modesto far decollare le mie paure, e poi pararti a San Siro varare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. Ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi ho fuori che fuma e corre come un bambino, e lo Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più. E la Moruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore. C'è la Giacchetta che spinge la gente, giù, un Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, e un Taipi che para, che segna e che vola lassù, con quel re Mariotto, Scale, Colomba, Arieti e Pasino, c'ho tutto un sole amaranto che mi fa la vita. Sei tu, sei tu. Santini che scappa e oramai non lo prendi più, o Ciccio Forza che segna e sono io la capitale, o Guanazzoli che apre le ali e io volo nel mare, o una Camura che quando sorride non gli si vedono gli occhi, o Pirlo al cuore che quando gioca che musica. Sei tu. Ho visto Jacoboni volare